Buongiorno a tutti, sono Miro Manara e l'anno scorso ho festeggiato 50 anni di carriera, cioè 50 anni della mia prima pubblicazione. Io ho dato una grandissima importanza all'arma, l'ho messa praticamente al centro di tutta la composizione, anche perché con questa forma rotante crea un vortice intorno a cui ruotano tutti i personaggi. Devo dire che è stato uno degli elementi più difficili da disegnare perché l'ho messa leggermente in prospettiva, quindi non è un cerchio perfetto, non l'ho fatto col compasso, l'ho fatto a mano libera. Nonostante le difficoltà, ho avuto comunque che ci fosse e che fosse così importante proprio per legare, diciamo, il film al fumetto in modo anche visivo, ecco. Ha anche qualche cosa di barbarico, di antico, per cui porta l'immagine fuori del tempo. Ci proietta in una dimensione temporale indefinita, insomma, che non è il presente, non è neanche, diciamo, storicamente il passato, ma è qualcosa di atemporale. Tra film e fumetto c'è una parentela molto stretta. Basta pensare, insomma, al cartone animato, che è un po' l'anello di congiunzione tra cinema e fumetti. Perciò l'arte figurativa è sicuramente la nonna del fumetto. Abbiamo una parentela molto stretta. Se noi pensiamo ad esempio a Caravaggio, raccontava proprio degli episodi, cioè la sua arte serviva per raccontare, era narrativa. E quindi c'è questa parentela strettissima tra cinema e fumetto, e c'è una parentela più larga e più nobile con l'arte figurativa. Charlize Theron è già un'icona immortale, non ha bisogno di essere immortalata, e lo è perché rappresenta l'anatomia della donna di oggi e del futuro. Se noi consideriamo le grandi icone femminili del passato, vediamo come la donna progressivamente, proprio la donna normale nella società, abbia acquisito un ruolo molto più attivo, trasformando proprio il proprio fisico, perdendo quell'aspetto materno che ha caratterizzato le grandi icone come Marilyn Monroe oppure come Sophia Loren, per esempio. Già con Brigitte Bardot ha cominciato a evolversi fisicamente proprio il corpo della donna, ma dobbiamo arrivare proprio a Charlize Theron per trovare l'icona perfetta della donna protagonista, che è protagonista proprio socialmente, non parlo solo di film, di cinema. Lei ha uno sguardo molto intenso e il mio primo problema è stato appunto quello di riuscire a mettere sulla carta, insomma, l'intensità di quello sguardo. Non ho voluto che guardasse lo spettatore come in altre ragazze e anche qualcuno degli altri protagonisti, perché il suo sguardo va oltre, sta vedendo un po' un futuro che appunto è ereditato dalle donne, per cui mi interessava che il suo sguardo trapassasse il tempo e per dare questo senso di atemporalità, di eternità. Poi mi interessava il fisico, ovviamente. Quindi ho voluto un po' inquadrarla dal basso per mettere un atteggiamento eroico, insomma, e soprattutto nella rotondità, ma anche nella fermezza della spalla che si ricava la forza di questo fisico, che però non è androgino, è assolutamente femminile. Quindi ho voluto anche conservare appunto questa femminilità. Ma in realtà l'epoca in cui preferisco vivere è proprio la mia, perché se no mi sarei perso tutto il futuro. Se avessi vissuto nel 600 mi sarei perso tutto quello che ho visto, che conosco, diciamo così, dal 600 al 2000, ecco. Per cui mi piacerebbe vivere nel futuro, diciamo, per vedere come va a finire, ecco, la storia.